Bonus 150 euro. Grazie alla circolare IMSS e ad altri messaggi sempre dell'istituto, ci sono ulteriori aggiornamenti per alcune delle categorie, soprattutto per lavoratori dipendenti, RDC, NASPI e disoccupazione agricola. Vediamo tutto nel dettaglio. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e cominciamo subito la rassegna di oggi con una novità flash sul bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti, che ti ricordo spetta a chi avrà un imponibile contributivo sulla busta paga di novembre fino a 1538 euro. A tal proposito, IMSS ci ha tenuto a precisare due cose. La prima è che per vedere se il bonus spetta o meno si dovrà considerare solo l'imponibile del mese senza tredicesima o eventuali ratei della tredicesima, se per esempio questi sono spalmati durante il corso dell'anno. E questo, almeno in parte, risolve il dubbio che in tanti si erano posti, visto che già il limite per rientrare nel bonus è molto basso se ci aggiungiamo anche la tredicesima, che in alcuni casi può essere pagata a novembre. Insomma, la platea diventerebbe ancora più stretta. Ma per fortuna non è così. Il secondo punto riguarda invece il bonus 200 euro di luglio, ma sempre per i lavoratori dipendenti. E in particolare la questione dei lavoratori che, pur avendo diritto al bonus 200 euro di luglio, non lo avevano ricevuto. Ad esempio perché l'autocertificazione non era stata fornita in tempo, ma anche per altre ragioni. Ebbene, questi datori di lavoro potranno sistemare la cosa, pagare il bonus e regolarizzare la situazione entro il mese di dicembre 2022. Passiamo adesso al bonus 150 euro su NASPI e DISCOL, per cui ti ricordo che il requisito è essere titolari di una delle due prestazioni per il mese di novembre. Ebbene, tramite parere favorevole del Ministero del Lavoro, adesso possono rientrare in questo bonus anche i lavoratori in mobilità. Attenzione, ci tengo a precisare una cosa, e cioè, a differenza dei lavoratori agricoli, aver ricevuto il bonus 200 euro del decreto aiuti 1 non dà automaticamente diritto a ricevere il bonus 150 euro, perché il bonus è automatico sì, ma rispetto ai requisiti. Invece, per i lavoratori agricoli la situazione è più semplice, in quanto il requisito è lo stesso del bonus 200 euro, e cioè essere titolari della disoccupazione agricola di quest'anno. Nonostante questa semplicità operativa, non cambia purtroppo la data di pagamento del bonus, che resta fissata anche per loro a febbraio 2023, come abbiamo visto ieri. In ultimo, bonus 150 euro e reddito di cittadinanza. Anche in questo caso, per avere il bonus, basterà essere titolari di RDC per il mese di novembre. Almeno questa volta non ci sono errori sulla circolare. E il pagamento è proprio a novembre, poco dopo la ricarica ordinaria. Ma attenzione, il bonus è residuale e cioè spetta su RDC solo se nessun altro membro del nucleo familiare può avere il bonus per suo conto. E questo cosa vuol dire? Semplicemente che, come per luglio, riceveranno subito il bonus le famiglie che fruiscono esclusivamente di RDC, mentre per le altre potrebbe essere necessario aspettare i controlli incrociati per i possibili doppi accrediti, proprio come successo per il bonus di luglio. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è stata utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI.